Sei vaccinato? Sì, bravo, vieni qua. Come ti chiami? Thomas. Bellissimo nome, Thomas, quanti anni hai? 22. Thomas, 22 anni. Thomas, cosa ti ha indotto a vaccinarti? Tornare alla normalità, la libertà e tutte queste cose qua. Questa è una bella risposta, sì. Stai dando delle risposte molto sensate. Cosa pensi, qual è il veicolo dal tuo punto di vista che ti riporterà alla normalità? Spero in una vaccinazione mondiale, quindi di tornare pian piano alla libertà e a tutte le cose che facciamo prima, che prima sembravano sciocchezze che non erano, che ce ne siamo accorti con il tempo. Io in Israele e in una buona parte del Regno Unito sono arrivati all'80% delle vaccinazioni, si è ripresentato il Covid. Quindi? Queste non so darti una risposta, perché sono cose che fondamentalmente nemmeno noi sappiamo. Quindi può essere che ci sia tanto movimento dietro che noi non sappiamo, tutte queste cose qua. Io il mio l'ho fatto, che mi sono vaccinato, e spero tanti ragazzi come me lo faranno. Io spero che tu sia sempre bene tra le altre. Questo è il secondo. Lo spero anch'io, sì. Non ho mai avuto il Covid, quindi sono un ragazzo molto responsabile. Ho evitato di fare cose che magari i miei coetanei hanno fatto. Però mi sono vaccinato, adesso sto più tranquillo. Signora, buongiorno. Andiamo a vaccinarci? Sì. Come mai? I ragazzi, la seconda dose. Ah, ci hanno fatto la prima. Come è andata? Voi siete contenti? Sì. No, siamo al lab vaccinale di Giugliano in Campania, siamo qui per capire sensazioni delle persone che si sono recate presso il centro per il vaccino e cercheremo di intervistarne qualcuno dopo aver intervistato a Napoli presso il centro vaccinale del Real Bosco di Capodimonte. È qui per il vaccino? Io già l'ho fatto, devo chiedere per le mie figlie. Ha fatto quale vaccino? Pfizer. Tutte e due le dosi? Ha avuto problemi, signora? No, niente. E perché ha scelto invece anche per le sue ragazze di vaccinarle? Lo hanno scelto loro. Signora, lei si fida comunque di questi vaccini? È informata su tutti sui rischi che possono? Ci dobbiamo fidare. Si è vaccinato? La prima dose l'ho fatta il 19 aprile. Oggi invece la seconda dose. Quale vaccino ha fatto? L'AstraZeneca. Ha avuto problemi? Nessun problema. Senta. Sente, è soddisfatto di tutte le informazioni che ha ricevuto nelle fasi preliminari? Cioè, è stato messo al corrente degli eventuali rischi? Quindi era consapevole degli eventuali rischi, diciamo, collegati al vaccino? Sì, qualcosa abbiamo sentito, questi rischi che poi è meglio vaccinarsi. Seconda dose AstraZeneca. Avete avuto problemi? La prima dose no, la seconda non lo so, in questo momento mi sembra bene, a parte il caldo. Siete fiduciose sul vaccino? O avete dubbi, sì, perplessità? Anche se secondo me siamo cavie, vediamo fra qualche anno, io ho 68 anni, quindi fammi vedere. E quindi anche se hai il dubbio di essere una cavia, sei sottoposta al vaccino? Certo, era l'unico modo. Francamente l'ho fatto per i miei figli. Certo. Senta, signora, cosa pensa delle persone che invece credono sia giusto non vaccinarsi? Per me sono incoscienti e egoisti, bisogna pensare anche agli altri. Quindi sarebbe giusto obbligarli a vaccinarsi? Cioè, ma il vaccino non è obbligatorio. No, sarebbe giusto? Certo, però questo è un fatto di coscienza. Lei si è vaccinata, signora? Sì, questa è la seconda dose. Seconda dose di quale vaccino? Ecco, sarà il più brutto. Senta, perché dice il più brutto? Ha qualche dubbio? Ma lo so, ce l'hai. Costo di meno. Costo di meno non è buono. Ditemi una cosa, le informazioni che vi hanno dato prima del vaccino sono state sufficienti a togliervi i dubbi che ci potevano essere? Ma non lo so nemmeno, perché sono venuto poco fa, c'è quelli che facciamo. Quindi l'ha fatto sulla fiducia? No. Due. Quale vaccino ha fatto? Pfizer. Ha avuto problemi? Niente, assolutamente niente. Nessun problema, a me. Le faccio una domanda semplicissima, prima di fare il vaccino le hanno dato tutte le informazioni sufficienti per stabilire se ci fossero dei rischi collegati al vaccino? Sì, infatti poi a me hanno fatto la Pfizer perché c'avevo alcune problematiche vecchie, interventi e compagnia bella, sì, insomma in linea di massima sì. E dovrei dire qualcosa di molto volgare, comunque non va bene.
cioè sono degli egoisti, non lo so. 50 milioni di vaccinati, siamo tutti scemi, gli altri sono, non lo so, non lo so dire. Comunque, il dato dei 50 milioni lei da dove l'ha rilevato? Che ci sono 50 milioni? Dalla televisione. Dalla televisione. Poi se ci dicono bugie io questo non lo posso sapere. Siete qui in coda per il vaccino o l'avete già fatto? In questo momento l'abbiamo finito. L'avete già fatto. Che vaccino avete fatto? Pfizer. Sai, seconda dose? Sì. Avete avuto problemi? No, la prima no, speriamo che la seconda sia bene. Neanche adesso, certo. È stato complicato, è stata lunga l'attesa, avete avuto problemi? No, solo l'essere parlando per arrivare alla macchina, alle gambe non che è lontana e non ce la fate ad arrivare. Mi fece piacere al signore che stava in macchina, ha detto che non c'era posto nel parcheggio, quindi dovevo metterla fuori. Sentite, posso chiedere, siete preoccupati per il vaccino, di eventuali reazioni? Purtroppo siamo in una situazione che anche una vittima su un milione vuol dire che tante gente che si salva. Che si salva, quindi è giustificato il rischio che c'è. Purtroppo è una cosa giustificata. Vi hanno dato tutte le informazioni prima del vaccino, quindi sapete insomma i rischi che sono collegati. Purtroppo così dobbiamo convivere. No, è una questione proprio di vita. Quindi il vaccino per recuperare libertà fondamentalmente. Anche. Niente, volevamo sapere, avete scelto di fare il vaccino, quale avete fatto? Pfizer, ma io ho accompagnato mio figlio. Che l'ha fatta lui? Che l'ha fatta seconda lui, dose, la seconda dose, sì. Bene, ha avuto problemi nella prima e nella nessuna. Seconda? Il motivo per cui ha scelto di far vaccinare suo figlio, e presumo anche lei si sarà vaccinata? Il motivo per cui bisogna sconfiggere questa pandemia e quindi bisogna vaccinarsi, è inutile. Allora, oggi ti sei vaccinata, prima o seconda dose? Seconda dose. Di quale vaccino? Pfizer. Perché hai scelto di vaccinarti? Perché ti vedo che orgogliosamente ostenti sì. La ferita di guerra, quindi perciò perché hai scelto di... Perché penso che l'unica soluzione per uscire da questo da questa pandemia. Le informazioni che ti hanno dato i medici, i vaccinatori, ma anche presumo il tuo medico di famiglia, sono state informazioni sufficienti a toglierti tutti gli eventuali dubbi che ci possano essere su un vaccino? Sinceramente no. Cioè io penso che se una persona sente tutte queste spiegazioni dei dottori, comunque io penso che o si fa, cioè nessuno sa quello che potrebbe accadere, quindi pure il dottore ti consiglia. Quindi tu nell'incertezza hai preferito comunque vaccinarti? Sì, per forza. Senza paura? Sei una... Nonostante ciò abbia avuto il Covid, ho deciso di vaccinarmi lo stesso. E non avevi sviluppato già l'immunità? Sì, però l'ho avuto più di 9 mesi fa. Quindi ecco. Sua figlia a vaccinarsi non ha avuto il dubbio, la preoccupazione che le reazioni avverse, comunque anche il rischio di infertilità che ci hanno detto insomma i medici, possa in qualche modo condizionare la vita di sua figlia in futuro? Certo, le ho avute, però credo che in questo momento sia una scelta un po' doverosa da parte di tutti noi, con la speranza di uscire quanto prima da tutta questa situazione. Lei devo presumere che l'ha fatta ancora prima di sua figlia, sì, ovviamente. Sì, io ho fatto già tutte e due le dosi, ho completato 2 settimane fa la seconda dose. Ovviamente anche io non è che sono andata proprio spensierata, però credo che sia, tra virgolette, la soluzione che ognuno di noi debba adottare in questo momento. Lei neanche ha rilevato nessuna reazione, tutto no, normale? No, io ho rilevato le reazioni tipiche di un vaccino, che potrebbe essere un qualsiasi altro vaccino, ma nulla di chissà che.